barca. Sei in mezzo all'oceano. Intorno a te c'è solo il mare scuro, agitato, con le onde alte che destabilizzano la tua barca. Ed è minuscola, lo sai, ne sei cosciente. Ci sei solo tu, la tua piccola imbarcazione e le nuvole nere che ti stanno arrivando incontro. Non c'è niente, nessuno che possa aiutarti. Ti aggrappi con tutte le forze ai bordi e ti impunti con le gambe per non farti sobbalzare via. Il vento aumenta e le onde arrivano a schiaffeggiare il viso. Ti manca il respiro. Tieni gli occhi chiusi, stretti, mentre l'agitazione si impossessa di te. Quando li riapri, il cielo è una coltre nera con tuoni e fulmini che ti sovrastano. Hai mai provato questa sensazione? Quando i problemi che rombano nella tua testa sono come quel cielo e quel mare nero e arrabbiato che ti avvolgono sempre più, fino a non farti vedere o pensare ad altro? Quando rimani paralizzato dalla paura? Quando l'ansia sale e non vedi una via di uscita? Ti senti perso, impotente di fronte agli eventi? È in questi momenti che devi tirare fuori la forza, la fiducia nelle tue capacità. Le burrasche arriveranno sempre durante il viaggio nel mare della vita, ma poi passeranno. Ricorda che non importa quanto piccola sembri la tua barca, affronta la tempesta, mira al centro di essa. Quando ne uscirai, vedrai la tua reale grandezza.